Sono Marco, ho 43 anni, la mia è una storia di fratellanza in moto. La mia non è un'officina, è uno stile di vita. Caffè Twin è un'officina molto speciale e Bruno ne è il titolare. Caffè Twin è un posto in cui per un attimo puoi staccare dalla realtà per entrare in un mondo fatto di sogni, di passioni. Dentro questa officina, il Caffè Twin, i protagonisti potranno vivere insieme ai meccanici l'emozionante trasformazione della loro moto in un modello unico al mondo. Le moto sono come belle donne, se non stai attento te rubano. Ma la vera anima del Caffè Twin è Fausta. Su. Il meccanico dalle mani sporche che tutto aggiusta e tutto crea. E questo è Marco, un racer, membro dello storico Club 59. Marco ha deciso di farsi una nuova Caffè Racer in onore ai suoi colleghi. Vero omaggio allo spirito collettivo del motociclismo di club. Sono Marco, ho 43 anni, faccio l'avvocato e ho due figlie. Per me la moto è anche un modo per stare insieme con altre persone, vedere altri posti, conoscere intimamente altre persone. Per questo, con alcuni fratelli, abbiamo fondato il 59 Club Italy, che è affiliato con il più antico club inglese 59. Il gruppo motociclistico dei 59 nasce nel 1959 dall'idea del reverendo inglese William Shergold. Un motoclub utilizzato per tirar fuori dalla strada i ragazzi sbandati, ironicamente per poi rimetterli sulla strada in sella alla loro passione, la moto. Quindi la moto in questo caso aveva una funzione terapeutica, di qualificazione. 59 Club Italy, come gli altri motoclub, si basa su delle regole fondamentali del mondo motociclistico, che sono fratellanza e rispetto. Io ho deciso di fare una moto dedicata ai miei fratelli, fargli capire questo sentimento collettivo piuttosto che una gratificazione personale. È interessante vedere poi come sono cambiati i tempi, perché una volta abbiamo visto erano dei ragazzi sbandati, invece adesso magari sono degli avvocati super tatuati che giocano un po' a fare i cattivi ragazzi. Oh, grande Marco. Oh, ciao. Sono venuto a parlarti di quel progetto. Ho scelto Bruno per realizzare la mia moto perché è uno che di sentimenti se ne intende veramente. Una volta c'era questo dualismo tra bravi ragazzi che erano i mods e i rockers, che erano invece quelli che portavano le Caffè Racer. Era una domanda fatta a Paul McCartney, venne chiesto: ma tu sei più un mod o un rockers? E lui disse: io sono un mockers. Quindi secondo me oggi c'è proprio questa sintesi, c'è il mods che gioca a fare il rockers. Sai che io non ho mai pace, volevo che tu facessi una moto e la vorrei dedicare ai ragazzi. Una moto commemorativa, ad essere quasi come un tatuaggio, qualcosa che ti segna il tuo ingresso nei 59. Ma che moto avresti scelto? Per questa occasione ho scelto una moto italiana, un Monster. È una moto semplice, essenziale, pulita. Adesso noi la riprendiamo in mano dopo qualche decade e la rendiamo ancora più racer. I ragazzi non sanno niente di questo progetto. Sono sicuro che tu li stupirai. Ti dirò, non sarò io a stupirli, saremo noi a stupirli, perché tu adesso lavorerai assieme a Fausto. Fausto, guarda chi è venuto oggi. Ciao Fausto. Che non ti ricordi di lui? È venuto vestito come un pinguino. Non ho così, non l'ho mai visto. Non guardare l'abito. Non guarda l'abito, adesso sei vestito così. Vabbè, ho capito. Fagli ho idea, capito. Ma. Che me lo menano. No, ma chi ci riesce? Certo, se mio figlio si presenta tutto tatuato così, insomma, non è che sarei contento. Io taglierei subito i viveri. Magari uno, ti può pure accettare, uno, due, insomma, no. Una cartolina. E adesso? Adesso ti riconosco. Dai. Meno male, va? All'età. Lui per questa volta lavorerà con te? Tutte le fortune che avete a me. Io lo chiedo se quando muore mi lascia la pelle e ci faccio un bel paralume. Adesso ci deve solo andare a prendere la moto. Detto fatto, Bruno. Dai, la porto subito.
E pausa pranzo. In attesa che arrivi la moto di Marco, Danilo e Fausto assaporano l'idea di un buon panino. Su, famo sto panino che famo tassa. Faccio io con le mani zozze. Più buono. Vai, Danilo. Mamma mia. Un pezzetto di carta, il tovagliolino. No. Ragazzi, ma dai, mortadella. Adesso ci penso io a voi. Abbiamo un po' di cose vegetali buone, così rimanete in forma, dai. Dai, che oggi non si mangia. Ma vai, mozzio, io l'ho dato. Ah, sì. Che c'è rimasto il pane, c'è rimasto. Che dimmi qua? Un pezzo di pane a secco così. A secco no. E mo ti mangiamo questi canotti, via qua, bello. Ecco la candidata alla trasformazione. È arrivata. È arrivata in tutti i sensi. Allora ragazzi, questa è la moto. La butterei a fiume io. Dai, non sta così male. No, però insomma, dai. Le mani magiche di Fausto la testano. Non tutte le moto possono diventare caffè racer. E bisogna esaminarla con cura. Beh, il motore va bene. E poi bisogna vedere l'estetica, che cosa bisogna fare. Perché qui... Vabbè, quello ci penso io. Insomma, quello che mi preoccupa poi, vedo? Poche cose, tagliamo qua, allunghiamo da qua, sì, andiamo da là, prendiamo un pezzo che lo mettiamo sopra. Va bene, come al solito. Sì. Ok, la moto di Marco ha passato il test ed è autorizzata a entrare nell'officina. Il tempio di Fausto. Tic, 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 tic. Senti, prima di iniziare i lavori, dobbiamo decidere il nome. Tu hai pensato qualcosa? Un'altra volta. Vabbè, sempre, tradizione. Occhio, vero, ma mica sono figlie, eh. Ma sì, vabbè, che sono figlie. Invece, in un certo senso, sono figlie. Io avrei pensato a St. Mary. Nome, comunque, lascia un po' a desiderare. St. Mary, che fa Anana, ha pinta Santa Maria. Perché St. Mary? St. Mary perché è la chiesa inglese dove è nato il 59 e dove i giovani ragazzi del 59 hanno iniziato ad andare in moto. Ti piace? E prima che andavano a piedi. Sei pronto? Guarda qua, ma come riesco a mettere i guanti? Tanto inizio io perché te vedo che, insomma, speriamo che non sei così pure in tribunale però, eh? Perché se no... Si comincia. E Marco si affida completamente a Fausto, da cui c'è sempre da imparare. Cominciamo da sella, fanalino, pegolino, okay, le due marmitte. Ma ci capisci qualcosa? Diciamo, c'è proprio. Okay. Ma oggi non c'è niente davanti, tribunale? No. No, eh? Civile o penale? Penale. Fai penale? Mamma mia. Adesso fai finta di niente? No, è che... Domanda. No, non mi fa troppe domande. Perché una moto così semplice, un ambaradam... Una moto che è stata un po' trascurata, modificata, ma male, insomma. Ok. Mega crocco. Fausto è un vero meccanico, sa colpire a martellate una moto e poi accarezzarla. Con questa tieni e con questa svegli, perché sennò si rovina la vite. Pezzo dopo pezzo, la moto perde la sua vecchia fisionomia. È questa la filosofia Caffè Race. Il cambiamento. Niente, infatti, sarà più come prima. Fai un po' te. Ecco, per esempio, quando fai questi movimenti, io... Venite qui per lavorare, poi mi mettete a guardare e fate niente. Eccola, aspetta che cammina. Vai, cammina. Senza far cascare la moto, piano, fermiti, che sono... sei pericoloso, come sa. Stai così dalla parte sbagliata. Ne parlo, ma capisci. Mazza che caldo. Scusa il romanaccio. Ma che te pensavi? Era una passeggiata per il meccanico. Mi sa di sì. Con l'aria condizionata, la segretaria, che mi prende? Mi dà la chiave, il numero, il faldone. Che mi prende il faldone? Che caldo. Vero. Signora segretaria, ti metta la gonna un po' più corta se c'ha caldo.
È vero. Qua non si può mentire. O ce la fai o non ce la fai a smontare. È vero, non si possono dire. Vai. L'esperienza di oggi è stata dura e faticosa. Ho scoperto, vivendolo con Fausto, che con i lavori manuali non si bara. Non c'è niente da fare. O riesci a smontare quella cosa o non ci riesci. Ma fammi vedere che sei capace a fare. Di nuovo? Sì, guarda, io farei qua a modo perché tu me la fai cascare. Facendo l'avvocato immaginavo che fosse più... poco pratico. Invece mi è sembrato abbastanza in gamba. Fa un po' vedere. Faccio scrivere sopra invece che bicipite, che sennò chi lo capisce? Non vale, c'era il trucco. Qualcosa mi verrò imparato in tutto questo tempo. Tu è arrivato il capo qua. Eccolo. Ecco. Ah, fermi così. Togliamo il cupolino, strumentazione, manubrio un po' più snello. Più daremo a questa moto un effetto finto ferro, perché la moto è in plastica, è una moto moderna, e noi cercheremo di ritornare a quell'effetto che hanno le moto che erano o totalmente sverniciate o proprio in alluminio stesso, per chi se lo poteva permettere. Scarichi, leggeri e più rumorosi, e rifacciamo la parte dietro della moto che caratterizzerà tutto il lavoro. Ho gradito molto l'idea di Bruno, che è stata quella di snellire il posteriore della moto, tagliare e creare una moto più secca dietro. Va bene? Ho ragionato. Magnifico. No, te li matti. Ci metteremo in una strumentazione molto più piccola, che sarà grossa così. Insomma, okay. Per cui però c'ha tutta l'elettronica che c'è qua dentro. Poi per questo che la pagherai tanto. Fatta apposta per lasciarla molto naked, forse inglese, mamma mia, è italiana, è nuda. Con lo snellimento dello strumento consente di valorizzare il fanale, che è come se fosse l'occhio della moto, che per me quindi diventa molto più aggressiva. È finito il montaggio, mettilo da parte così. Ok. E finito lo smontaggio, si passa al momento più operativo: il taglio del telaio. Praticamente obbligatorio in ogni cafe racer che si rispetti. Tagliamo la parte dietro per fare l'archetto più snello e per fare la base sella. Dopodiché lo mandiamo alla carrozzeria, perché quando viene riverniciato la carrozzeria lo deve sabbiare, poi deve dare una mano di fondo, cioè di antiruggine, e poi lo rivernicia con una vernice robusta. Il carrozziere, vicino di casa del Caffè Twin, ha il compito di accontentare il gusto estetico di Bruno. Grande responsabilità. E Jerry, dal canto suo, ha deciso di prendersi la responsabilità della salute alimentare di Fausto e Danilo. Ma che sa far questo? Stacchia le porta. C'è tanto bene per il panozzo che ha mortato. Qua è rimasto. Oh, ecco qui. Guardate un po' che meraviglia. Solo per voi. Mamma, vedi che carina. Devo innamorata. No, ma poi voglio dire, guardate che no, cosa salubre. Siamo... buona, leggera. Sì, questo sì che vi dà energia. Vi sentite leggeri, quel giusto che serve per lavorare. Ma Dani, dai che cominciamo? Dai, mangiate! Dai, che buonissimo! Io comincio la verdura, almeno non me posso sbagliare. Ci ho messo pure lo zenzero. No. Ma che è lo zenzero che mi è andato? Mi piace? Certo, meglio la volta del... Ce lo rifai domani? Certo, domani è una cosa ancora meglio. Immagino. Sì, sì. Vabbè, dai,
vi faccio finire di mangiare. Grazie. Io vado in cucina a preparare qualcos'altro per gli altri, va? Com'è? No, a me non mi piace il couscous. Ma che a me? Mo? E poi tu mangia lei. Eccomi Fausto, sono venuto a darti una mano. So, io mi sono montato tutto il telaio già. Come la vedi? Mi fa un attimo paura tutta nuda così, però sembra veramente... prima, scusa, a me che c'era solo il telaio, che ti piava il coccolone? Ho visto, mi piace come l'avete fatta. Complimenti. Mica stiamo a pettinare bambole qua, eh? Gira con le mani, dica la principale. Vuoi fargli vedere lo scarico scelto? Ti piace? Perfetto. Più aggressivo. Aggressivo? Lui che c'è? Ma noi? Aggressivo? No, ma io i piccoletti sono aggressivi. Temete l'ira dei buoni. Guarda. È biblico, eh? Guarda. È biblico. Io mo ho capito già com'è la cosa. Appoggia la marmitta e poi andava a chiacchierare. Uno e due andava a chiacchierare. Io lo sapevo. Poi ti senti seduto, chiacchieri un'altrona e poi vai a dire che abbiamo fatto a modo. È il lavoro di testa, capito? È un lavoro di... giusto? Ti compro un giudice e te faccio vedere io. Oddio mio. Manubri, portivo, questo. La scelta del manubrio, oltre ad essere importante dal punto di vista tecnico, è molto soggettiva esteticamente. Danilo, mi porti un superbike? Sì. E nonostante il nome che ti fa temere, è un manubrio molto, voglio dire, corsaiolo, è un manubrio giusto. Manubrio. Ecco, grazie Danilo. Grazie. Ok. Guarda che bello. Ok. Con questo ci viaggi comodo. Ok. Fa delle curve velocissime. Se vuoi fare due pieghette ti diverti. Poi se vogliamo lo tagliamo anche un po'. Quindi secondo tagliamo me... un centimetro. Esatto. Aggiudicato, portalo a Fausto. Fausto, abbiamo trovato. E il manubrio scelto da Marco finisce nelle mani esperte di Fausto. Io ho preferito questo manubrio un pochino più sciallo, che comunque voglio usarla questa moto e deve essere una moto che non è solo una moto da bar. È una moto da Thailandia, a Bangkok. Allora ragazzi, come vi sentite dopo questo buon pranzetto? Freschi, leggeri, ci sta un bel piatto vegetariano, non pesante, basta con la carne, no? Sì, vero. Sì. Beh, sono contenta. Basta caga, la faccia della padrona, via, gli faccio schioppare. Ogni volta a me manca i cani, la carne che stavo. Che fai? Devo mettere un po' di nappa perché il supporto dello strumento è qualche millimetro più quindi largo. Facciamo lo spessore. Fausto, il meccanico dalle mani sporche ma dall'animo gentile a cui non sfugge niente. Ogni dettaglio è super controllato per un risultato perfetto. Aspetta, ho fatto io una cavolata. Ah, visto che mi sono distratto un attimo. Però se lo blocchiamo poi non scorre più. Bello tagliato, eh? Fighissimo, mi sono messo a paura, sei arrivato tipo Igor. Devi controllare, capito? È arrivato, devi controllare, supervisor. Mi costa un patrimonio psichiatra per poter lavorare qua dentro. E dice che è colpa mia poi. Capito? Sì. Ah, io non mi pronuncio. Vabbè, io vado a cazziare Danilo, eh. Guarda che roba. Un altro po'. C'ha un fio piccolo, capito? Gli devo stai a torturare. Abbiamo pure la possibilità di orientare il manubrio, no? Più alto, più basso. Bravo. A seconda. Mo te sali sopra, perché io regolo, che ne so, magari allunga un po' il braccio. Che tu sai che non ce l'abbiamo tutti uguali, no? Tu magari allunga, vedi, ce n'hai uno più lungo, uno più corto, e io ti regolo il manubrio in base alla lunghezza dei mani. E se è più inclinato verso di te? Se piegate più il polso, c'è chi quindi carica più faticoso. Parecchio. Potrebbe essere, c'è chi invece guida così, quei leva in su così. Io a volte lo preferisco un po' esatto. Alto perché sto più composto con le spalle e non... Esatto. Ci mettiamo... Piano, che devo mettere...
La ruota prima, dai, spingi. Vado? Dai. Oh, ammetti, non è che sei proprio forte, vai. Domanda tecnica. Tirami su il faro, quale tecnica, avvocato? Zitto. Non ci vorrebbe la chiave dinamometrica? Poi te la faccio sentire, Tac, infatti, senti come scatta. I vecchi meccanici dicono io ce l'ho al braccio, bravo. Ce l'ho al braccio dinamometrico. Esatto. Fai controlli il serraggio ruotando. Sto vedendo se è tutto a posto. Danilo e Bruno hanno ritirato il serbatoio dal carrozziere. Si avvicina il momento della finalizzazione. Lo voglio vedere. Vintage proprio. Guarda. Bellissimo. Colore guarda. Proprio originalissimo. Ah, è verniciato? Non è ferro, eh? No. Sembra ferro. Ma va. Guarda, ma fantastico, senza guanti, che Danilo sa fatica. Una bella coscia. Ho provato proprio una sensazione fisica. E questa è la cosa più importante che ti deve trasmettere un pezzo di materiale, un pezzo di ferro, cioè trasmetterti una sensazione, una vibrazione. E quel serbatoio questo ha fatto a me. Ciao grande. Ciao, buon lavoro. Grazie capo. Comunque ragazzi, io sapevo che ero capitato al posto giusto. Ma questi gruppi 59 qui, com'è? Andiamo a fare dei raduni, invitiamo gli altri club alla nostra festa, loro fanno delle feste e ci invitano. Per me finisce sempre la taralluci e vino. No, non siamo un gruppo mangereccio. Delle ragazze ci sono? Ce ne sono una ragazza, sta nel direttivo. Però con te è piacevole parlare, piace? Sai, sembri quasi un oratore, un prete. Ti piace? Nel montaggio Marco è stata una catastrofe, cioè una persona di compagnia, perché le mani mi sa che non l'ha proprio mossa, è peggio di Bruno. Quanto la devo stringere? Ah, tu avvicinala, poi dopo ci penso io. Adesso serbatoio o... Che dici, che preferisci? Dai, faccio scegliere a te, visto che è la tua. Secondo me la rafanga anteriore è più semplice. Ma che c'è? Tanto dobbiamo montare tutta. Beh, però facciamo quello più difficile prima, così poi ci rilassiamo. Appunto, allora mettiamo il serbatoio, va. Facciamo come dici te. E le scelte estetiche di Bruno, piano piano, prendono forma. Questa è la cosa più bella che c'ha sta moda. È vero, no, serbatoio. Se, guarda, dall'altra parte se il foro corrisponde. C'è un foro, la metti, è una coppiglia. Questo è il cavo della sonda a benzina? Sì. Piano, eh? Ok. Certo quanto è bello. Ti piace? Sì. Va bene, dai, abbiamo finito, eh? Eh? Chiama Bruno. Signore e signori. Così vediamo. Bruno! Piacerai Fratelli e 59? Secondo me sì, ti dico la verità, rispecchia lo spirito, caffè racer al massimo. Un viaggetto con voi me lo voglio fare io. Sarebbe bello. Sì, ecco, bravi, così voi portate via. Vedo perché... Io facciamo un paio di tour del mondo, così te lo riporto tra un paio di mesi. In Inghilterra ho sentito, non dove è giusto. 15 giorni come minimo. A modo gliela preparo io, così siamo sicuri che non torna. Il giorno della consegna è arrivato. Che sta a fare? Oh, giusto, stavo a regolare specchietti, leve, cose. Sali sopra, va. Così, a bersagliera. Mamma mia, avvocato. Non è per piacere. Altre storie. A te. Fermi, fermi. Dai. Che è? Mi è arrivata la sera. Vuoi stare più comodo? Figa, oh. Ma appoggia, appoggia. No, appoggia. No. Mi prima bisogna sentire col tatto, no? Sì. Non è che stai svitando invece da abitare? Avvocato, tu lavori sempre, eh? Adesso, fantastico. Mamma mia, bella soda! Adesso stai più comodo? Come la chiave, mi ha levato la chiave! Come si fa? Guarda il suo specchio se te va bene. Se Mary è pronta. A pronto. Accendiamo?
Ecco il prima e il dopo della Café Racer di Marco. Cambiamento è netto. Una trasformazione mozzafiato, degna del Café Twin. E il giorno dopo, il grande evento. L'arrivo dei 59ers e la consegna della moto. Esattamente quello che Marco sognava. Sono stato sereno tutto il tempo, c'ho l'ansia adesso. Perché il giudizio del mio club è molto importante. Bella! Adesso bella, il giudizio... Bella fratello, bravo. Fatti salutare. Bella. Questo è un momento duro. Molto bella, complimenti ciao, Bruno. Ciao, ciao. Hai fatto un bel lavoro, sì, proviamola. Mamma particolare. La approviamo sì o no? Timbriamo. Approved, ci vuole il timbro. Allora, ci mettiamo il timbro, va. Accensione al presidente. No, al proprietario. Per Bruno, il momento della consegna è al tempo stesso il completarsi di un'opera e il distacco da una sua creatura. Ma vedendo andare via la moto così, in gruppo, non può fare a meno di pensare che i motociclisti sono come cavalieri erranti, gruppi di persone così diverse ma così uguali, liberi di viaggiare veloci o lentissimi, anche oltre l'orizzonte.